Buongiorno, talento, avere talento. Forse non tutti sanno che questa parola viene dal Vangelo, da una parabola raccontata da Gesù. O sia chiaro, Gesù non parla a imprenditori o a benestanti che hanno grossi capitali da investire. Parla ai suoi discepoli, tra i quali di imprenditori o azionisti non c'era nemmeno l'ombra. L'unico che avesse qualche dote in tal senso pare fosse Giuda Iscariota, ma è finito male. Avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Così si esprime Gesù. Non è Dio il protagonista di quella parabola, Dio non è un padrone, ma un padre. E poi noi non siamo servi, siamo figli. Ma Gesù non si fa scrupolo di rivelare le grandi cose di Dio prendendo a prestito le piccole cose di questo mondo. All'inizio della storia c'è un particolare interessante. Quel padrone, dovendo partire per un viaggio, affida a tre servi i suoi beni, tutti, si intende, con assoluta fiducia. I primi due servi li fanno fruttare bene. Il terzo invece si limita a nasconderlo sottoterra e a restituirlo senza alcun frutto. Perché mai? Non sa apprezzare la fiducia del suo padrone. È un fannullone, uno scansafatiche, e cerca una scusa per non lasciarlo intravedere. A questo punto è logico passare dalla parabola alla vita, la nostra vita. Dio non è un padrone, ma è un padre. Tutto ciò che siamo e tutto quello che abbiamo è da Lui che l'abbiamo ricevuto. Ce l'ha affidato perché ha fiducia in noi, ci apprezza, ci conosce, ci ama. E se a uno ha affidato di più e ad un altro di meno, non è per parzialità, ma perché sa quanto le spalle di ciascuno possono portare. In ogni caso, chi ha avuto di più non è per arricchire se stesso che ha ricevuto, esattamente come chi ha ricevuto di meno. Ciò che conta è far fruttare bene quello che ci è stato affidato, tanto o poco che sia. E cosa vorrà dire far fruttare? Anzitutto non dimenticare mai che tutto ci è stato appunto affidato. Nessuno, se è onesto, può dire della mia vita, delle mie doti, delle mie capacità, della mia famiglia, faccio quello che voglio io. No, non è tuo. L'hai semplicemente ricevuto e dovrai renderne conto a chi te l'ha affidato. È bello comunque sapere che Dio ha una tale fiducia in noi da affidarci ciò che ha di più prezioso. È di importanza vitale poter ricominciare ogni mattina sapendo che con quello che siamo e facciamo possiamo dare una mano a Dio. E credetelo, non c'è né carriera né successo che possa competere con questa soddisfazione. Buona domenica.